presentarvi un volume, un nuovo Gramsci, biografia, temi, interpretazioni, edito recentemente da Viella e curato da Francesco Giasi e da me. Il volume nasce nell'officina dell'edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, istituita nel 1996 dal Ministero dei Beni Culturali. E dal 2007 in corso di pubblicazione presso l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. E questa dell'edizione nazionale, un'impresa nella quale gli autori dei saggi che abbiamo raccolto nel volume sono a vario titolo coinvolti. Ed è un'impresa di grande impegno che ha richiesto una revisione profonda dei criteri seguiti dai precedenti editori. Ricerche mirate a completare il corpus letterario e a ricostruire con maggior precisione la biografia di Gramsci, nonché una riconsiderazione complessiva della sua attività di scrittore, con particolare attenzione alla vita e al lavoro degli anni del carcere. Faccio solo qualche eh, rapido cenno alle quattro sezioni in cui l'edizione nazionale si articola. Gli scritti dal 1910 al 1926 raccolgono tutti gli articoli riconducibili a Gramsci, con nuove attribuzioni, ma anche con l'espunzione di pezzi tradizionalmente considerati frutto della sua penna. L'epistolario raduna le lettere del protagonista dagli anni della giovinezza fino ai suoi giorni estremi, affidando, affiancando alla sua le voci dei suoi interlocutori. Una nuova edizione critica e per la prima volta integrale dei quaderni del carcere presenta distintamente i quaderni di traduzioni, i quaderni miscellanei e i quaderni speciali a carattere monografico e offre un commento puntuale che, oltre a individuare le fonti utilizzate da Gramsci, restituisce il ritmo del pensiero in sviluppo nei suoi manoscritti. E infine una quarta sezione di documenti, oltre a recuperare momenti importanti dello studio e del lavoro di Gramsci, ad esempio gli appunti di glottologia da lui redatti per il corso del professor Matteo Bartoli all'Università di Torino nel 1912-13. Presenta i carteggi paralleli della cognata Tatiana Schucht con Piero Sraffa e con i familiari a Mosca e in Sardegna. I lavori svolti negli ultimi 15 anni in servizio dell'edizione nazionale hanno così sollecitato ricerche e studi che hanno arricchito in modo significativo le nostre conoscenze su Gramsci e sul suo pensiero ma l'edizione nazionale ha avuto e ha anche una funzione più generale di stimolo all'approfondimento. E lo studio di Gramsci è cresciuto significativamente, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo. Il titolo dato a questa raccolta non vuole dunque enfatizzarne il contenuto. È proprio un nuovo Gramsci quello che sta prendendo forma grazie a un complesso lavoro collettivo che vede la partecipazione di studiosi di diverse generazioni con formazioni e profili differenti, eh, maturati nell'ambito degli studi storici come degli studi filosofici e accomunati da specifiche e continuative ricerche. E di questa fervida stagione il nostro volume... Vuole essere una significativa testimonianza. Come si articola la raccolta? Un primo gruppo di contributi tratta temi relativi alla biografia e all'attività di Gramsci prima del carcere. Nel suo saggio, Maria Luisa Righi individua, con nuove attribuzioni, tutti gli articoli e i trafiletti di argomento musicale comparsi sulla pagina torinese dell'Avanti nel 1916-17 e attribuibili a Gramsci. Claudio Natoli ripercorre l'attività politica di Gramsci dalla nascita del Partito Comunista alla fine del 1926 e mostra attraverso quali vie Gramsci giunse alla critica della direzione bordighiana del suo partito e a una prima formulazione del concetto di egemonia. Giancarlo Schirro dimostra come nel periodo trascorso a Vienna tra la fine del 1923 e il maggio del 1924 Gramsci seguì con interesse l'ambiziosa riforma della scuola promossa dai socialdemocratici austriaci. Leonardo Rapone esamina l'attività di Gramsci dai mesi immediatamente successivi al suo rientro in Italia sino al novembre 1925, e in che modo egli valutò gli elementi di forza e di debolezza del movimento fascista. Silvio Ponso ritorna sulla celebre lettera indirizzata da Gramsci al Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico nell'ottobre 1926. E mostra come questa presupponga la conoscenza dell'altrettanto celebre lettera testamento dettata da Lenin tra la fine del 1922 e l'inizio del 1923. Francesco Giasi ricostruisce, utilizzando documentazione inedita, gli ultimi mesi dell'attività politica di Gramsci fino all'arresto nel novembre 1926 e fornisce alcune tracce per una precisa contestualizzazione dei suoi scritti e delle sue lettere nell'ultimo periodo di libertà. Eleonora Lattanzi tratteggia le vicende travagliate della vita di Tatiana Schucht, concentrandosi sul periodo antecedente al febbraio 1925, quando la donna incontrò per la prima volta Gramsci a Roma. Un secondo gruppo di saggi è dedicato a tematiche che consentono alcuni proficui raffronti tra gli scritti precedenti la carcerazione e la riflessione contenuta nei quaderni del carcere. Angelo Dorsi analizza il rapporto con Machiavelli, autore ben conosciuto da Gramsci fin dagli anni universitari e che diventa centrale nei quaderni. È una sorta di Virgilio. Che conduce Gramsci nei meandri della politica. Leonardo Pompeo d'Alessandro si sofferma su denunce, interrogatori, fermi e perquisizioni subiti da Gramsci da parte delle autorità giudiziarie ed evidenzia come a partire da questa esperienza personale Gramsci tragga un giudizio severo sulla magistratura italiana, subordinata al potere esecutivo già prima dell'avvento del fascismo. Giuseppe Cospito, nel suo saggio dedicato al privato e al pubblico in Marx e in Gramsci, dimostra che per entrambi la società regolata, lungi dal negare la democrazia e le libertà dell'individuo, aspira a realizzarle pienamente nella dimensione sociale dell'agire all'interno della comunità. Al periodo carcerario è dedicata una terza serie di contributi. Neri O'Naldi indaga il ruolo decisivo di intermediario assolto da Piero Sraffa e dimostra che in numerosi casi l'economista non trasmise al centro estero del Partito Comunista le lettere di Gramsci da lui ricevute. Fabio Frosini propone una riconsiderazione del concetto di egemonia forse la categoria gramsciana oggi più universalmente nota e dibattuta, mostrando come le sue interpretazioni più diffuse presentano il limite di accentuarne alcuni aspetti a scapito di altri, o non colgono le peculiarità delle diverse forme che l'egemonia assume a seconda della classe che la esercita o che lotta per ottenerla e a seconda delle circostanze storiche in cui questo avviene. Marcello Mustet ricostruisce in chiave diacronica le tappe fondamentali del confronto di Gramsci con Benedetto Croce, dall'influenza decisiva che il filosofo idealista ebbe sul giovane Gramsci, intellettuale e socialista, fino alla genesi e alla composizione del quaderno X, nel quale Gramsci ormai maturo cerca di dare forma ad un anticroce. Marcello Montanari analizza uno degli aspetti di questo confronto scontro, quello concernente l'interpretazione crociana della legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, che Gramsci priva di ogni carattere catastrofistico e che ripensa alla luce delle innovazioni fordiste del capitalismo primo novecentesco. Gli ultimi due saggi del volume affrontano tematiche specifiche a singoli quaderni e con un taglio più squisitamente filologico. Per parte mia ho rivisto la cronologia del quaderno 14 rispetto a proposte di datazione antiche e recenti che ne fissavano il termine solitamente alla metà del 1935. Se non addirittura alla fine del 1936 o al principio del 1937, e ho dimostrato come vi siano validi argomenti per ritenere che l'intero manoscritto del quaderno 14 non oltrepassi il febbraio 1933. E su questo stesso quaderno e sugli ultimi due miscellanei, i quaderni 15 e 17, si concentra Francesca Antonini, che riesamina le numerose note dedicate da Gramsci alla figura del legislatore, al concetto di polizia, alla questione della burocrazia, al funzionamento dei partiti, al rapporto tra istituzioni e popolo, al confronto tra le forme della politica liberale classica e quelle totalitarie emerse a partire dagli anni venti del Novecento. Mi resta da dire che eh, il volume è anche un omaggio a un maestro, Giuseppe Vacca, presidente della commissione scientifica preposta all'edizione nazionale. Un'iniziativa che Vacca ha tenacemente promosso pur tra opposizioni e contrasti anche interni al mondo degli studiosi di Gramsci. E i numerosi scritti di Vacca su Gramsci hanno stimolato discussioni e indirizzato proficui approfondimenti. Perciò gli autori dei testi raccolti in questo volume, siano essi giovani studiosi oppure compagni di strada, talvolta da vari decenni, sentono di avere nei confronti di Vacca un debito particolare. A lui devono il coinvolgimento in un'impresa faticosa ma entusiasmante e specialmente la continua sollecitazione a rivedere giudizi e ad avviare nuove ricerche.